E appunto la prossima presentazione viene da parte dell'ICCO e quindi più volte il nostro istituto centrale, più volte nominato anche nelle precedenti relazioni, e appunto la relatrice è Valentina Arturo. Grazie Grazie. Agnese, grazie a tutto il comitato organizzativo per l'invito e buongiorno a tutti. Allora, la sfida che le risorse non librarie, cartografiche, grafiche, musicali, audio e video rappresentano per coloro che si occupano di indicizzazione per soggetto e di organizzazione della conoscenza, verrà raccolta in questo mio breve contributo, tenendo in considerazione le potenzialità offerte da Alfabetica. Ora, come è noto, Alfabetica, il nuovo portale progettato dall'ICCU, consente di accedere alle banche dati dell'istituto e ai progetti ad esso afferenti tramite un unico sistema di navigazione e di ricerca, valorizzando quindi il lavoro di cooperazione ultra-trentennale svolto dalla comunità delle biblioteche italiane di SBN e le sue numerose risorse digitali. Alfabetica, lo sappiamo, è un portale bibliografico complesso che recupera notizie e materiali all'interno di un ecosistema digitale che connette banche dati eterogenee. Il portale infatti restituisce all'utente dei materiali presenti nelle banche dati storiche dell'ICCU, quindi l'OPAC SBN in primis, ma non solo online, ad 16, Internet Culturale, i cataloghi storici digitalizzati e il portale 14-18 sulla Grande Guerra. Ora, in una prospettiva di sempre maggiore partecipazione alla promozione della cultura, il portale è stato sviluppato per integrare a più riprese anche banche dati esterne. Ad oggi, ad esempio, integriamo il catalogo collettivo digitale Imago della regione Emilia-Romagna. Ora, Alfabetica può essere interrogato tramite un semplice campo di ricerca Google Like, ottenendo risultati coerentemente organizzati in diversi box, corrispondenti ad aree tematiche o tipologiche del portale. E quindi per coloro che desiderano un approfondimento specifico su un tema o su una tipologia di risorse, sono stati progettati diversi percorsi esplorabili da qui, musica, libri, manoscritti, audio e video, cartografia, periodici e grafica. Se si sceglie di lanciare la ricerca in uno di questi percorsi, attraverso i rispettivi campi presenti nell'home page, i risultati sono poi organizzati in box dedicati alla tematica o alla tipologia scelta, con una grafica accattivante progettata per fornire all'utente la possibilità di avere un quadro dettagliato e soprattutto di allargare il proprio orizzonte attraverso suggerimenti e collegamenti che il portale evidenzia tra le risorse. Ora, per illustrare alcune potenzialità caratteristiche del portale, la nostra attenzione si focalizzerà oggi in particolare su esemplificazioni di ricerca che riguardano i canali musica, audio e video, cartografia e grafica. Ma vediamo in primo luogo la mappa concettuale di Alfabetica, mappa concettuale che può essere visualizzata dall'utente a partire dalla schermata dei risultati di una ricerca effettuata dal canale generale. Prendiamo dunque il canale generale, scriviamo ad esempio acque, ecco. E quello che ci interessa in primo luogo osservare è proprio la mappa concettuale, che è attivabile dal pulsante mappa concettuale in alto a sinistra. Ora, scopo di questa mappa concettuale è tra l'altro mostrare i termini in relazione alla chiave di ricerca inserita, consentendo dunque all'utente di navigare attraverso le risorse, superando le aspettative iniziali. Quindi, per comprenderne meglio il funzionamento, forniamo appunto un esempio relativo al termine acqua, dunque acqua. L'utente potrà consultare direttamente i risultati della ricerca, aprendo i singoli box, quindi da qui. Quello di grafica, ad esempio, ecco, dove sono presenti 699 risorse, di cui 93 risorse con digitale annesso, quello incentrato sugli audio e video, in cui potrà apprezzare tra l'altro numerose risorse sonore musicali imperniate sul tema delle acque,
E ancora nel box cartografia il nostro utente potrà ad esempio ammirare risorse cartografiche manoscritte a stampa, tra cui la preziosa pianta topografica dello scavo eseguito nel 1857 presso le acque termali e rilevata dall'architetto Nicola Moraldi. La mappa concettuale, dunque, sulla quale torniamo, ecco qui, attivando questo appunto pulsante mappa concettuale è possibile azionare lo strumento che consente di espandere il campo di ricerca attraverso correlazioni con termini differenti, a partire dai termini del thesaurus del nuovo soggettario di Firenze, con particolare riferimento alla, chiaramente alla seconda edizione della guida. In riferimento alla mappa si osservi che a destra, quindi qui, sono presenti tutti i concetti correlati alla ricerca effettuata. Al centro, invece, si trova il grafico che riporta di default il primo termine della lista rintracciato per rilevanza, dalla ricerca per acque al termine preferito acqua, o gli altri che di volta in volta vengono selezionati come focus del grafico. E in questo caso al centro troviamo il termine acqua e la struttura del grafico è organizzata in base alle relazioni gerarchiche e associative dei termini presenti nel thesaurus del nuovo soggettario di Firenze, quindi termini generali, quindi qui il termine più generale, sì, i termini specifici e i termini correlati. Chiaramente cliccando su ciascuno di questi è possibile navigare tra le risorse connesse e quelle annesse al digitale. E vediamo rapidissimamente un altro esempio. Ora, la mappa concettuale per la ricerca stelle consente di esplorare risorse collegate al termine più generale, quindi i nostri corpi celesti. E, dal termine più generale, quindi, come anche termini più specifici, e quindi in particolare il Sole, le stelle variabili, eccetera, eccetera, la cromosfera, e i termini correlati. Ad esempio, nel box grafica, ecco qui, alla ricerca stelle corrispondono 426 risorse, di cui 13 con digitale annesso, tra cui il celebre manifesto cinematografico Sfolgorio di stelle, la versione italiana del noto film invece in lingua inglese, con in testa in calce i nomi degli attori protagonisti. Mentre, ad esempio, esplodendo il box musica, è possibile navigare tra le 5.415 risorse, di cui più di 1.000 con digitale annesso, e tra cui ad esempio la ben nota registrazione sonora musicale Tu scendi dalle stelle, che l'utente potrà qui ascoltare. Mentre con riferimento al box manoscritti, e sempre riferimento al nostro termine appunto stelle, è possibile ad esempio, apprezzare la digitalizzazione integrale del manoscritto cinquecentesco 1106 conservato presso la Biblioteca Comunale Augusta di Perugia, lo vediamo subito, appunto integralmente digitalizzato e il cui testo è completamente incentrato sulla corona delle 12 stelle della Vergine Maria. E abbiamo qui una completa ed integrale digitalizzazione. Ora spostiamoci un attimo sul invece radar semantico e chiudo, esatto, sì. Andiamo sul nostro canale protagonisti di Alfabetica. Da qui possiamo appunto apprezzare uno strumento che è il radar semantico. Facciamo subito una esemplificazione cercando
la poetessa Ada Negri. Ecco, una possibilità offerta dal portale è quella di accedere a quello che abbiamo chiamato radar semantico, che vediamo subito, il quale rapidamente il quale ci propone all'utente una visualizzazione immediata della nostra protagonista in relazione al chi, quindi alle relazioni con altri protagonisti, al cosa, quindi a partire dalle manifestazioni rilevanti, collegamenti appunto con specifici archi cronologici e specifiche invece anche posti. Ora, lo strumento del radar semantico consente dunque di ampliare la restituzione dei risultati di ricerca, suggerendo all'utente anche altre risorse correlate con quella selezionata. Consente dunque all'utente questo radar di visualizzare graficamente le principali relazioni dei protagonisti con le proprie opere e con quelle di altri personaggi illustri, con i luoghi e con le date delle loro manifestazioni più rilevanti. E chiudo davvero, al fine di espandere le risorse navigabili ed esplorabili all'interno della mappa concettuale di Alfabetica, sarebbe auspicabile, tra l'altro, che al progressivo incremento delle notizie soggettate nell'indice SBN corrispondesse anche, impiegando termini controllati presenti nel Thesaurus, l'avvio di nuove campagne di indicizzazione automatica con riferimento alle risorse digitali, anche digital born. Del resto, il ricorso ad altre forme di indicizzazione e incentrate sulla estrazione automatica di parole e frasi chiave impostate su tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning è esplicitamente previsto anche nella già citata seconda edizione della guida del nuovo soggettario. Questa nuova prospettiva consentirebbe di incrementare il numero delle risorse corredate di dati semantici nell'indice SBN, mettendo a disposizione dell'utenza di Alfabetica anche risorse attualmente assenti nella mappa concettuale, quali manoscritti e libri antichi, che sono risorse attualmente prive di stringhe di soggetto e di classe. Del resto, anche le appena uscite linee guida sulla indicizzazione per soggetto e la classificazione nel Servizio Bibliotecario Nazionale, ecco, ve le vorrei far vedere, la notizia appunto del 3 febbraio, abbiamo appena pubblicato queste linee guida, che sono a cura di un gruppo di lavoro che oggi è qui interamente rappresentato e quindi che vorrei citare e ringraziare, in particolare in ordine alfabetico Giuliano Genetasio per la BNCR, Maria Chiara Giunti, consulente della BNCF, Manuela Grillo per la Sapienza, Maria Chiara Iorio, Anna Locarelli, Elda Merenda. Quindi abbiamo redatto queste linee guida che prevedono proprio la indicizzazione di altre risorse, ed in particolare per raccogliere uno dei desiderata che la collega Grossi questa mattina appunto citava, ovvero il genere forma, tra i progetti da sviluppare, eccolo qui, è proprio presente tra l'altro la implementazione del campo genere forma. Quindi speriamo che queste linee guida possano aumentare e accrescere la indicizzazione delle nostre risorse. Grazie molte. Sì, allora grazie Valentina Turo per aver portato la voce dell'ICCU